Il programma Tutto Campo è offerto da Cinzano Bianco. Comunque a me farebbe molto piacere di giocare con Maradona. Con Maradona, piace. Anche a Vinicio? Sì, sono della stessa opinione perché, come si è detto, Maradona è un uomo che può completare magnificamente una squadra, ma ha bisogno che dietro a lui ci sia qualcuno più che sappia ragionare di più in campo. Che la squadra si è formata, Roberto, c'è sempre un paragone suggestivo in agguato, no? Molto suggestivo, fatale, direi forse inevitabile, che è Platini-Maradona. In sintesi, da un tecnico par tuo, una differenza tra questi due? No, sì, la differenza tra Platini-Maradona si potrebbe stare a discutere forse due giorni fra tutti quanti noi. Io direi che purtroppo io ho reputato molto giusta la tua domanda a Pecci, in questo senso noi identifichiamo sempre che lo straniero deve essere l'uomo squadra. E se andiamo a guardare, forse tutti gli stranieri che sono venuti in Italia ce ne sono stati di uomini squadra, ma non tutti lo sono, e poi bisogna sempre vedere anche quelli che lo sembrano, lo sono diventati, cosa hanno attorno, cioè i giocatori che compongono poi questa squadra. È chiaro, qui lo straniero è grandissimo, stiamo parlando di due enormi, e quindi si tende sempre a renderli protagonisti in assoluto in tutto, però non vorrei in certo senso sminuire quelli che sono i meriti di quello che chiamiamo il collettivo che gli gira attorno. Certo. Jepson, a proposito di collettivo, com'era il Napoli in cui giocava lei? Tra breve partiranno delle immagini che noi vedremo e che commenteremo brevemente. Sono immagini di una partita che il Napoli giocò a San Siro negli anni 50, una partita tra l'altro non molto fortunata, in cui riconosceremo qualcuno dei protagonisti di allora. Abbiamo visto Lidolm, un passaggio di Lidolm, adesso vediamo un tiro di Grillo. C'è Bugatti nella porta del Napoli. Ecco, io le domando, com'era il Napoli di allora? Sì, era una bella squadra, era una squadra che sinceramente voleva giocare un bel gioco. Chiaro che già durante il mio periodo si incominciava con il catenaccio, invece il sistema di Monselio era proprio che si doveva giocare calcio. Avevamo anche dei bellissimi giocatori, terzino come Vinney, che forse è il più bel terzino sinistro che sì, io ho visto personalmente. È vero, come dice Pacileo, che le mancavano le mezze ali a quell'epoca? Sì, penso di proprio. Intanto Amadei era già, diciamo, era un buon regista, ma naturalmente si forse poteva aspettare un po' di più. Vorrei aver giocato con lui quando aveva 25 anni. Quando era più giovane. Intanto noi abbiamo visto un magnifico gol di Grillo prima da una posizione quasi impossibile, adesso ne abbiamo visto uno di Altafini. Lei sentì la responsabilità di dover rendere in base a quanto era stato pagato dal comandante Lauro? Sì, certamente. Sì, c'erano già allora questi traumi, non dico traumi perché, ma insomma questi condizionamenti comunque psicologici. Sì, c'è sicuramente, che c'è in tutti i giocatori, non si può scappare, c'è un peso non indifferente, che sia di come comportarsi, sia di allenarsi. Io mi allenavo forse più di tutti gli altri, proprio, ma anche perché io l'ho già fatto prima, diciamo. Perché lo sentiva, perché se avesse dovuto allenarsi in proporzione ai 105 milioni di allora cui era stato pagato, forse avrebbe dovuto allenarsi anche di notte e non avrebbe risolto il problema. Facciamo dunque un salto di una decina d'anni e passiamo al Napoli di Altafini, di Sivori, di Giuliano, senza dimenticare un certo Bianchi, che di quel Napoli era mediano. Tra poco vedremo alcune immagini di un'edizione del Napoli che è rimasta più di altre, credo, nel cuore dei tifosi, perché seppe rappresentare un certo tipo di gioco e di spettacolo che la folla napoletana ha sempre prediletto. Ecco, siamo di nuovo a San Siro, qui a Marildo che si destreggia in area, avete Giuliano che esce con la palla al piede in disimpegno, e direi che si vedono i 10 anni trascorsi nel frattempo, perché mi pare ci sia già un altro ritmo di gioco. Ecco Bianchi che riceve il pallone, va avanti, Sormani ritorna su di lui, però il pallone torna a Giuliano che prosegue, dribbla Rivera molto bene e vedete questo sinistro da fuori che obbliga Cudicini a una parata molto difficile. Andiamo avanti con le immagini, un colpo di testa di Altafini che finisce fuori veramente di un niente, ancora Giuliano in duello con Rivera, un traversone dalla destra e una girata al volo magnifica di Altafini che, vedete, Cudicini para veramente un intervento difficile. Qui arriviamo a un gol del Napoli finalmente, è Barison che lo sigla e vedete tutta la gioia di Altafini dopo quel gol. Sotto la curva dei tifosi milanisti, credo. Bianchi,
Che differenza c'è tra quel Napoli di 20 anni fa in cui lei giocava e quello che adesso lei oggi allena? Differenza di squadra, differenza di ambiente, differenza di pubblico, di calore? Ma di pubblico e di calore non mi sembra molto diverso, perché come diceva lei prima, quel Napoli era molto seguito, aveva dei grossi campioni, faceva un gioco molto spettacolare. Secondo me abbiamo ottenuto molto poco per quello che potevamo ottenere, per una somma di circostanze e penso anche per demerito nostro giocatori. Potevamo rendere molto di più per la squadra che avevamo. Penso che il calore sia uguale, l'entusiasmo anche. Abbiamo le stesse pecche di magari giocare molto bene qualche partita, le partite più importanti giocarle molto bene, con molto motivati, con molta intensità, e le partite che sulla carta erano meno importanti giocarle male. Ha detto lei, era un Napoli che faceva spettacolo. Io adesso la faccio arrabbiare un attimo, penso. Uno dei rimproveri che fanno al suo Napoli di oggi è quello di badare forse troppo al sodo, di essere poco spettacolare, di non concedere molto alla platea. Che cosa risponde? Ma non mi fa arrabbiare, perché se volessimo vincere qualcosa dovremmo imparare dalla Juventus. Senta, Bianchi, scusa Gigi, io vorrei chiedere a Bianchi che cosa avrebbe dato al Napoli di adesso un Bianchi in forma di 15-20 anni fa. Ma io penso che adesso ci sia Bagni, che sia molto bravo. Bagni è un giocatore molto importante, è un giocatore, è un mediano vero, un mediano coraggioso. Potrebbe essere ancora migliore se smussasse certi lati della sua esuberanza. Tu ti riconosci in lui un po'? No, diversi. Io ero un mediano, ma lui è più bravo di me. Chi era il Pecci dei tuoi anni? Era Totò, Iuliano. Sì, assomigliava un po', come le caratteristiche sono diversi, i componenti chiaramente, però l'impostazione, c'erano due giocatori di punta, la grossa stella, il grande centravanti che era Altafini, la grossa stella che era Sivoli, il mediano, la mezzala tradizionale, un po' come adesso. Eraldo, vorrei cominciare da te per fare un giro di domande, la stessa domanda a tutti i nostri ospiti. Si è parlato in termini molto positivi di questo calore umano che circonda il Napoli, la squadra del Napoli. Questo calore umano non, a un certo punto non diventa eccessivo, non rischia di rivelarsi controproducente, di condizionarvi in una qualche misura? Ma guarda, prima di risponderti vorrei fare un inciso alla discussione di prima, all'argomento di prima. A mio avviso generalizzare dei problemi, no, dei rendimenti delle squadre, no, semplificandoli al solo paragone Maradona, Platini o Rummenigge, Platini o Junior e Boniek, mi sembra abbastanza così semplicistico, e in una discussione ci sarebbe molto più tempo per portarli avanti, per cui direi che così non mi sembra giusto fare discorsi appunto in questa maniera, perché non c'è il tempo per vedere tutto, perché se guardiamo le formazioni dobbiamo dire che possiamo dire che l'Inter, ad esempio, sulla carta dovrebbe uccidere il campionato, tutti i nazionali, tra tedeschi, irlandesi, italiani. Però ci sono molte componenti, non si può fermare a vedere solo Rummenigge, Platini o Maradona, Platini. Per la domanda che mi hai fatto, direi che quando la squadra è buona coinvolge il tifoso, coinvolge la gente, e secondo me l'entusiasmo non è deleterio. È chiaro che delle volte per un giocatore, se si parte in tanti e si vince una sola squadra, per cui delle volte ci può essere anche può far comodo trovare l'alibi dell'entusiasmo, della città, del caldo, del tifoso che è invadente. Però direi che la verità è che l'entusiasmo intorno a una squadra fa piacere, perché vuol dire che coinvolgi la gente, vuol dire che ha un significato quello che hai, quello che fai. Certo, Bianchi, però detto tra noi, lei forse lavorava più tranquillo a Como lo scorso anno? Lavorava? Non più tranquillo, più sereno, con Como. Meno condizionamenti. Ma i condizionamenti non ne ho. No, parlo, mi scusi, no, non vorrei ci fosse un equivoco. No, parlo di folla, parlo di calore, parlo di eccessi. Qua ci sono 80.000 persone, mi sembra anche giusto, è una grande città. Non mi sembra, sono degli alibi giustamente che non vorremmo nascondersi. Si lavorava più tranquillo in un certo senso, ma meno tranquillo in un altro. Qua ci sono delle esigenze diverse, ma è bello avere certe esigenze. Vinicio, lei condivide questa opinione di Bianchi? Lei ha provato ad allenare a Napoli in mezzo al calore incredibile, ha provato ad allenare anche in altre piazze, lasciamo stare l'ultima, è un'avventura finita in modo poco piacevole. Che differenza ha riscontrato? Dove è più facile lavorare?
Ma a Napoli il pubblico è fedele alla squadra, è esigente, perché è normale, però nei momenti, diciamo così, che doveva dare un po' di tranquillità davanti a certi risultati negativi, è abbastanza feroce nelle sue dimostrazioni. Questo si deve capire proprio per la esuberanza che hanno i napoletani. Naturalmente, come ha detto molto bene Bianchi, oggi quello che si aspettano da questo Napoli è molto diverso da quello che magari potevano aspettare i tifosi del Como l'anno scorso. Certo. Oggi Napoli, effettivamente, questa parola scudetto cominciano già a cucire sulle mani.